Cari telespettatori, grazie come ogni settimana per la vostra presenza a Fatti e Commenti, come sempre la presenza di Gaetano Alaimo che ringrazio. Grazie a te, Stefano. Un saluto ai telespettatori a casa. Bene, come prima parte del nostro programma, della nostra trasmissione, ci occuperemo brevemente della fermata dell'alta velocità Orte. Sappiamo che c'è stata, diciamo, una presa di posizione da parte del sindaco di Orte riguardo a una fattibilità di questa fermata. Noi volevamo sentire, e lo sentiamo e lo ringraziamo in diretta telefonica all'onorevole Enrico Panunzi in diretta con noi, e a lui chiediamo cosa risulta di questa possibilità della fermata in sede di Regione Lazio. Buonasera a tutti, innanzitutto ben trovati voi telespettatori. Ma Grazie. sulla fermata, noi siamo al gennaio del 2019 quando c'è stato fatto un incontro al Ministero dei Trasporti, presenti Trenitalia e RFI. La regione più volte ha reiterato la richiesta di un aggiornamento di quell'incontro dove si erano presi degli impegni sia la rete di RFI che il commerciale di Trenitalia. L'incontro non è stato mai dato, poi è stato dato ad agosto, e ad agosto hanno convocato solo gli assessori regionali del Lazio e dell'Umbria. Voi in Umbria sapete bene cosa è successo, e in quell'incontro sembrerebbe che Trenitalia ha detto che dal loro studio c'è solo la possibilità di un treno in uscita da Orte verso Firenze, ma alle 4:57, una cosa del genere, con un costo a carico dei richiedenti. Per quanto riguarda le notizie apparse in questi giorni, rimane un dubbio, per così dire, piuttosto profondo: come mai dopo tutti questi mesi di silenzio riviene a galla questa cosa? Forse perché è cambiato il governo e prima non si voleva trovare il modo. Ora, il vero tema è un altro, che è lì dal mese di gennaio che si è in attesa, e a quell'incontro gli assessori regionali hanno detto che formalizzassero una proposta Trenitalia, che ad oggi non c'è. Quindi, come poi ha smentito l'azienda, mi pare che, insomma, c'è un'iniziativa che viene dopo circa 9 mesi e Una così brevissima via. impressione, si può, diciamo, avvalorare questa richiesta anche da parte vostra, Ma ecco, per. allora, noi l'abbiamo fatto partecipando, cioè, qui bisogna però agire in maniera trasparente, leale e corretta. Se qualcuno pensa di fare il furbo, ha trovato quelli che scemi non sono. Bene, bene. Gaetano, a te. Sì, buonasera. Parlavamo fuori dalle telecamere di collegato alla finanziaria, di novità per quanto riguarda le ultime novità dell'attività dell'amministrazione regionale. Che può dire ai nostri telespettatori, onorevole? Sì, no, diciamo che abbiamo in procinto, dopo la grande legge sul PTPR di quest'estate, abbiamo in procinto di approvare il testo unico sul commercio che aspetta da anni, il piano dei rifiuti, altresì datato ormai del 2012, con l'autosufficienza di 6 ATO, uno per Roma capitale e gli altri per le singole province. Quindi l'autosufficienza significa che gli impianti devono essere uniformi in tutto il territorio, e poi un collegato che arriverà a breve, dove andremo a procedere a una semplificazione estrema delle norme, dell'iter procedurali amministrativi, che sono, per così dire, una iattura, e da anni fermano tante e tante iniziative. Credo che questo sia il tempo ormai di metterci le mani. Bene, grazie, buon lavoro e a presto. Grazie a Buonasera. voi, grazie a voi. Grazie. Sì, amici telespettatori, siamo collegati in diretta sempre sulla problematica della fermata dell'alta velocità ad Orte con il sindaco di Viterbo, il dottor Giovanni Arena, che ringraziamo perché sappiamo impegnato in consiglio comunale. Ecco, sindaco Arena, come sindaco del capoluogo della Tuscia, una sua valutazione su lo stato, diciamo, dell'arte di questa fermata ad Orte e le prospettive, diciamo, che si augura avvengano per una positiva, speriamo, soluzione della questione. Bene, allora buonasera a tutti e in premessa voglio subito dire ed esprimere tutto il mio appoggio e riconoscimento per l'opera svolta dal sindaco Giuliani, sindaco di Orte, che in prima persona ha condotto, diciamo, questa battaglia insieme a tutti i sindaci del comparto interessato. Mi sembra che un passo avanti è stato fatto. Adesso entro la fine dell'anno dovremmo avere
delle certezze maggiori, il che veramente può dare una trasformazione completa di tutto quello che sia la stazione di Orte, ma sia la possibilità a circa mezzo milione di utenti di poter usufruire di questa fermata dell'alta velocità a Orte, quindi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista occupazionale sicuramente sarebbe una bellissima soddisfazione da parte di tutti noi. Grazie Sindaco. Gaetano, a te. Sì, Sindaco, mentre parliamo, è in corso il Consiglio Comunale, uno degli argomenti, abbiamo seguito qualche diretta Facebook, era appunto il fattaccio di qualche giorno fa a Via Cairoli, in generale di nuovo l'attenzione sulla zona tra San Faustino e Via Cairoli per la sicurezza, con la presenza di tanti extracomunitari, ma non solo, ovviamente non è un discorso di origine di stranieri o italiani. Qual è il suo punto di vista? Cosa farà immediatamente il Consiglio Comunale e lei come maggioranza per attivarsi? Diciamo che un altro spiacevole episodio si è verificato nella zona che va da Piazza San Faustino al Sacrario, collegata da via Cairoli. Di per sé, insomma, una lite per strada per fatti personali, che però va di nuovo a evidenziare uno stato di disagio che debbono subire sia i residenti sia le attività commerciali della zona. Per cui avevamo già fatto un consiglio straordinario sulla sicurezza, evidenziando in modo particolare appunto la zona che ho ora descritto, e sicuramente la prossima settimana chiederò al prefetto un comitato di ordine e sicurezza per poter coordinare di nuovo ed essere presenti con maggior controlli possibili. Noi, per quanto riguarda come amministrazione comunale, faremo i controlli anche sugli affitti, non tanto sul fatto di affitti al nero o meno, perché ci risulta da un controllo già fatto dalla Guardia di Finanza che gli affitti la maggior parte sono regolari. Bisogna verificare se però all'interno magari di un piccolo appartamento ci sono più persone di quanto dichiarate, per cui è un controllo che faremo con le forze dell'ordine e cercheremo comunque anche di essere presenti anche nelle ore notturne con la collaborazione appunto del prefetto che coordina tutte le forze dell'ordine. Quindi saremo vigili, diciamo, affinché si possa prevenire il più possibile manifestazioni di questo tipo. Senta Sindaco, una battuta mia personale, sono curioso, lei è favorevole o contrario alle cosiddette ronde dei cittadini della zona? No, alle ronde sicuramente sono contrario, sono invece favorevole a una sensibilizzazione da parte dell'opinione pubblica in generale, affinché possano denunciare e segnalare qualsiasi situazione anomala che gli si presenta davanti, quindi massima collaborazione della cittadinanza per agevolare il lavoro delle forze dell'ordine. Ok, grazie. Bene, grazie Sindaco, buon lavoro. Prego, a presto. Grazie a voi. Grazie. Ecco, noi proseguiamo la nostra trasmissione e abbiamo, come avete visto, graditissime ospiti, Donatella Meteure e Alessandra Ceccarelli della Croce Rossa Italiana di Orte, della delegazione di Orte. Buonasera, grazie della vostra presenza, perché con loro parleremo di una giornata, interessante giornata di venerdì 27 settembre, anzi tre giornate, venerdì 27 settembre, 28 e 29 settembre, dedicate appunto al trentennale dell'attività della Croce Rossa ad Orte, ma vedremo come ci illustreranno le ospiti, anche illustreranno quello che ha voluto significare la Croce Rossa a livello internazionale e a livello poi di tanti eventi che sono accaduti nel tempo. Ecco, io vorrei subito chiedere a Donatella Meteuri la caratteristica di questa tre giorni che svolgerete, come ricordiamo, dal 27 al 29 settembre e in particolare del convegno che svolgerete nella giornata di venerdì 27. Grazie. Allora, la Croce Rossa d'Orte come comitato è attivo da meno di 30 anni, hai giustamente ricordato che è nato come delegazione e poi è diventato comitato. Negli ultimi due festeggiamenti che abbiamo fatto a cadenze ogni 5 anni, quindi 25 e 20 anni, abbiamo sempre cercato di rinnovarci e di mostrare quelle che sono un ventaglio di attività.
La prima, ricordo 10 anni fa, la prima attività di Red Cross, che è un'attività sempre di diffusione di quello che può avvenire a una popolazione che si trova in un periodo di conflitto armato. 5 anni dopo abbiamo fatto attività diverse, anche quest'anno ci abbiamo ampliato e modificato il ventaglio dell'offerta, quindi abbiamo pensato sicuramente a un momento di diffusione dei principi e dei valori, di cui vi parlerà più diffusamente Alessandra, in quanto l'organizzazione del convegno è stata sulle sue spalle. E invece per quello che riguarda la, come dire, l'attività, proprio la messa in mostra, chiamiamo così, delle nostre attività, andiamo da un momento di villaggio della salute, abbiamo fissato un incontro con un fisiatra. Abbiamo fissato questo nella giornata, nel pomeriggio di venerdì, abbiamo fissato un appuntamento con un endocrinologo, quindi tutte le persone che hanno delle curiosità e che vogliono, come dire, levarsi dei dubbi possono avvicinarsi e parlare tranquillamente e in tutta riservatezza, perché questi colloqui avverranno all'interno della tenda pneumatica, quindi senza mettere in piazza le proprie curiosità e i propri dubbi. E, il pomeriggio del sabato ci sarà la dimostrazione dell'attività cinofile, che comunque sia richiamano sempre molto, e ci sarà un'attività di dimostrazione di trucco e simulazione che cattura molto, perché è un po', diciamo, vedere da vicino gli effetti speciali, no? Vedere il sangue, le cose. Che comunque sia sono attività fondamentali a corredo della nostra attività di formazione, perché senza un'adeguata simulazione il volontario poi nel reale non saprebbe che cosa si andrebbe a trovare incontro, e quindi dimostriamo anche questo. E poi invece la domenica mattina c'è sempre un momento ludico e è dedicato anche un po' a noi, con la commemorazione dei volontari scomparsi durante questo periodo. Durante il pomeriggio del venerdì e tutta la giornata del sabato ci sono comunque attività di gioco che sono molto di richiamo, la parete d'arrampicata, la teleferica, altre attività a sorpresa che poi potrete scoprire venendo giù, un piccolo mercatino. E ovviamente una serie di attività che servono a far conoscere cosa fa Croce Rossa in campo nazionale, in ambito internazionale e anche nel nostro piccolo Adorte, perché Croce Rossa non è solo ambulanza. Grazie, bene. Gaetano. Sì, Alessandra Ceccarelli, giovanissima, complimenti. Parlavamo dell'organizzazione che è stata ad appannaggio di Dodel, tu sei giovanissima. Quanto è servito per organizzare questa 3 giorni e soprattutto il lavoro e come hai approcciato questa attività che è degna di lode? Beh, sicuramente abbiamo cominciato da lontano ad organizzare questo evento, che per noi è molto importante. Quindi, diciamo, già da gennaio abbiamo cominciato a raccogliere le idee, però effettivamente si sono andate a concretizzare nell'estate, quindi abbiamo stilato il programma. E poi, per quanto riguarda appunto il convegno di venerdì 27 alle 9:30 presso la sala Proba Falconi ad Orte, abbiamo voluto dare proprio un momento istituzionale, in quanto quest'anno per Croce Rossa cadono diversi anniversari, come ad esempio i 100 anni dalla fondazione di quella che è la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Quindi cioè, anzi, chi interviene in caso di calamità naturale, disastri o epidemie, e come interviene. E poi la cosa diciamo più importante, diciamo, per me, perché sono un istruttore di diritto internazionale umanitario, è proprio la commemorazione dei 70 anni dalle 4 convenzioni di Ginevra del 1949. Quindi con questo convegno vogliamo andare un po' a ripercorrere quella che è stata l'evoluzione del concetto di protezione, a partire dall'idea del nostro padre fondatore, Henri Dunant, che ha, diciamo, assistito a quello che è stato l'esito della battaglia di Solferino del 1859, e da lì, diciamo, ha dato impulso poi a tutto quello che ha portato alla firma della prima convenzione di Ginevra del 1864. Quindi avremmo proprio piacere che la popolazione venisse ad assistere, oltre ovviamente agli inviti che abbiamo fatto a istituzioni, associazioni, alle scuole del territorio,
perché anche un intervento verterà su quello che è stato purtroppo per noi il bombardamento di Orte Scalo del 1943, proprio in relazione a quelli che sono i principi del diritto internazionale umanitario, perché veramente leggendo la storia di questo bombardamento è proprio emblematico di quello che è il diritto internazionale umanitario. E poi diciamo una piccola chiosa su quello che è l'organo competente a giudicare ciò che avviene durante un conflitto armato, che è la Corte Penale Internazionale, nata nel 1998 come evoluzione di quelli che furono i tribunali di Norimberga, i tribunali ad hoc della ex Jugoslavia e del Ruanda, proprio perché competente a giudicare in caso di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. E quindi avremmo veramente piacere che tutti partecipassero a questo evento. Grazie. Bene, ecco, io di nuovo a Donatella Meteori. Abbiamo visto, ecco, questa veramente funzione che svolge la Croce Rossa di servizio, di vicinanza con la popolazione in qualsiasi evento possa accadere, anche personale, no, familiare, e soprattutto il grande impegno che c'è stato a livello internazionale, proprio lo diceva bene Alessandra, sulla questione anche dei diritti umani. Ecco, quali sono le motivazioni che spingono e che voi vorreste che un giovane, insomma, che voi ne avvicinate anche molti, no, riguardo a questo, possa dedicare del suo tempo per la Croce Rossa? Allora, chi lo fa, ognuno sa qual è la motivazione che l'ha spinto. Tant'è vero che negli ultimi corsi d'accesso ai nuovi volontari abbiamo chiesto perché avete deciso, che cosa va mosso. E ognuno di noi ha la sua motivazione diversa, basta che sia leale. Perché la lealtà ti porta a portare avanti quello in cui credi nel tempo. Questo è anche grazie a questa lealtà e nelle proprie convinzioni che ci permette quest'anno di conferire le croci di anzianità per i 25 anni. Bene. Abbiamo 3 volontari che riceveranno la croce dei 25 anni e ne abbiamo 18 che la riceveranno per i 15 anni. Quindi vuol dire che questa fedeltà alle proprie convinzioni, se è una fedeltà reale, e ti porta a trovare comunque del tempo da ritagliare per poterlo dedicare agli altri, che non deve essere semplicemente l'ambulanza, ma può essere anche l'attività sociale, può essere anche andare nelle scuole a insegnare ai bambini come si lavano le mani, perché sono i piccoli gesti quelli che poi seminano e fanno crescere le buone abitudini. Bene, Gaetano? Io di nuovo ad Alessandra, che innanzitutto faccio i complimenti perché è bravissima, sa veramente tante cose. Grazie. È un parere mio, cioè una domanda personale. Come giudichi, dandogli del tu, la situazione dell'evoluzione a livello internazionale e del diritto internazionale umanitario? Cioè gli stati si sono un po' avvicinati a standard minimi di normalità tra virgolette, oppure ancora c'è molto da lavorare? Allora, sicuramente c'è molto da lavorare, perché comunque la normativa purtroppo è ferma a quello che è il 1949. Si sono aggiunti, diciamo, 2 protocolli come ampliamento della normativa, ma risalgono al 77, quindi a 40 anni fa. Diciamo che poiché la guerra, cioè i metodi più che altro di condurre una guerra, i mezzi che vengono utilizzati si sono evoluti nel tempo, e quindi probabilmente anche la normativa necessiterebbe di un aggiornamento. Infatti probabilmente, non lo so, diciamo che sono in attesa del programma, a novembre ci sarà anche l'aggiornamento per noi istruttori, e sembrerebbe proprio che il tema sia come potrebbe essere l'evoluzione di queste 4 convenzioni del 1949. Quindi anche io sono in attesa di scoprire se c'è stato un cambiamento o comunque sia un adeguamento. È logico che già a partire dal 1864 comunque si è cercato di dare un minimo di norme a cui tutti gli stati dovevano adeguarsi, di modo da rendere la guerra più umana, nel limite del possibile ovviamente, perché stiamo parlando, ripeto, sempre di un conflitto armato, però si è cercato veramente con queste norme di renderla più
più umana, diciamo, questo è il termine che ci inculca, per quello ovviamente che sia possibile, però è il termine che ci inculcano ai vari corsi di formazione. E quindi diciamo che all'interno di queste quattro convenzioni esiste l'articolo 3, quindi in ognuna delle quattro c'è l'articolo 3 che è comune, quindi riporta le stesse identiche parole e riporta uno standard minimo di norme che anche i paesi che non hanno firmato le convenzioni, perché purtroppo ne esistono, devono comunque rispettare, perché quelle sono diventate norme consuetudinarie. Quindi oltre alle convenzioni che devono essere prima firmate e poi ratificate da ogni Stato, esiste comunque a monte un set di norme consuetudinarie, appunto, che sono diventate la base, lo zoccolo duro di questo diritto internazionale umanitario. Bene. Grazie. Bene, ecco, io ringrazierei con Gaetano, diciamo, di questa carrellata importante che ha unito sia le attività, diciamo, che vengono svolte sul territorio e soprattutto questa prospettiva internazionale. Noi non facciamo altro che appunto augurare un in bocca al lupo a queste iniziative e un ringraziamento, credo, da parte di tutti per quello che fate. Gaetano, noi ci rivedremo la prossima settimana, sicuramente avremo modo di approfondire, insomma, altri argomenti che speriamo sempre interessanti. Grazie ancora e buonasera. Buonasera. Grazie a voi e vi aspettiamo. Bene. Grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci.